Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video dei prodotti sì, no e ni del periodo. Parto con i prodotti sì, quindi top, e parto con dei prodotti che mi sono stati inviati dalla dispensa. I prodotti in questione sono questi tre e sono tutti e tre della linea Delicato d'Asina, quindi una linea con latte d'asina e delicata. Ovviamente di questi vi ho fatto un post sul mio blog, quindi giù nell'info box trovate appunto il link, potete vedere i prezzi, potete vedere l'inci e anche dove reperire i prodotti di questi e degli altri, insomma, e degli altri prodotti che vi mostro. Allora, parto dal doccia shampoo idratante e nutriente. Allora, questo prodotto l'ho utilizzato come doccia schiuma, quindi non come shampoo, ma perché stavo facendo, quando mi è stato inviato questo prodotto, una cura per i capelli, quindi non potevo utilizzare shampoo nutrienti idratanti perché mi andavano a appesantire molto il capello, quindi l'ho utilizzato per lavare il corpo. Un prodotto buonissimo, la profumazione è molto delicata, neutra, molto buona, che è la stessa di tutta la linea. È un prodotto che utilizzato con la spugnaretina fa una bella schiumetta delicata, lava molto bene la pelle, la lascia idratata, non la va a tirare, a seccare, non la va ad irritare, quindi un prodotto ottimo che consiglio a tutta la famiglia, anche a bambini, perché appunto è molto delicato, ma allo stesso tempo efficace perché comunque lava benissimo la pelle. Altro prodotto che mi è piaciuto molto è il sapone liquido per mani, viso e corpo. Questo io l'ho utilizzato sul viso, a volte anche sulle mani, e l'ha utilizzato anche mia madre quando viene a pranzo qua per lavarsi le mani. Sono arrivata qua, ma semplicemente perché io poi per un mesetto ho stoppato l'utilizzo di questo prodotto per arrivare poi a questo video e mostrarvi qualcosa, altrimenti avrei portato la confezione vuota. Profumazione anche qua buonissima, molto delicata. È un prodotto che fa abbastanza schiuma, ma non tanta, quindi una giusta schiuma, una giusta quantità di schiuma. Non va a bruciare gli occhi, non secca la pelle, non la tira, non la irrita. Olivia sta facendo un casino. E mi è piaciuto molto. Io ho una pelle mista, ho utilizzato questo prodotto comunque ogni giorno e mi sono trovata bene, quindi secondo me è adatto ad ogni tipo di pelle, anche se comunque è un prodotto idratante. Effettivamente la idrata ma non la va a appesantire, quindi perfetto. Soprattutto quando si torna dal mare e magari abbiamo la pelle che tira un po'. Il terzo prodotto è questo stick per le labbra, che mi è piaciuto tantissimo. Allora, questo è certificato IAB come anche il doccia shampoo e mi sembra sia anche testato al nickel, comunque nel blog trovate tutto. Anche qua profumazione molto neutra, quindi adatta sia a uomini che donne. È uno stick labbra che ha una giusta consistenza, una giusta via di mezzo tra ceroso, burroso e oleoso. Perfetto, lo stick non si è andato a squagliare con le ore più calde estive, è rimasto intatto, è molto nutriente, è molto idratante, adattissimo a chi ha le labbra secche, screpolate, adatto in estate, adatto in inverno, adatto per tutta la stagione. Io lo applicavo soprattutto di notte una bella quantità, al mattino mi svegliavo con le labbra molto morbide e nutrite e non mi ritrovavo il burro cacao finalmente, cosa che con alcuni prodotti a volte capita, quindi assolutamente un prodotto fantastico. Continuando con i prodotti altro detergente viso che ho alternato a questo qua, soprattutto quando ho stoppato questo prodotto, è questo qua della linea Radiance di Bars Bees ed è un detergente con pappa reale. La consistenza e il colore sembra un po' una banana spiaccicata, quindi non fa proprio pro. La profumazione è gradevole, fa una bella schiumina ma non ne fa tanta, lava molto la pelle, la va a nutrire, la va a idratare, però anche qua non la va ad appesantire, non brucia assolutamente gli occhi e mi è piaciuto molto, quindi anche questo ve lo consiglio, io l'ho acquistato sul sito di Ecco Verde. Poi, altro prodotto top, questa maschera per capelli lucidante al mirtillo di Alchimilla. Io l'ho acquistata dopo aver provato il campioncino. Mi piace molto, ha una buona profumazione e ne basta pochissimo. Io infatti la sto utilizzando da mesi e sono qua. Quindi costa un po', però spalmate i soldi nel tempo perché io questa penso andrò ad aprire una maschera tra altri 7 mesi, quindi
un prezzo alla fine ottimo, basta pochissimo prodotto, io strizzo bene i capelli e lo vado ad applicare. A volte non ho tempo di tenerla in posa, quindi la uso come balsamo e in ogni caso mi lascia i capelli molto lucidi intanto e poi molto morbidi e subito pettinabili, quindi il pettine scorre molto bene tra i capelli. Non li va a appesantire, nonostante io ho dei capelli molto fini, molto lisci, si appesantiscono subito. Ovviamente però bisogna dosare il prodotto e non abbondare. Comunque questo qua mi sta piacendo tantissimo e ve lo consiglio se non l'avete provato. Questa mi è piaciuta di più, ho provato il campioncino sia di questa al mirtillo che l'altra alla fragola e questa mi era piaciuta di più, quindi ho acquistato questa qua. Ultimo prodotto è questo shampoo delicato per capelli grassi con estratto di ortica e ginseng, capelli leggeri e tonificati di Erbaviva, pagato tipo 99 centesimi, 90 centesimi, 1 euro al massimo, non di più. È uno shampoo che io ho aperto a giugno, i primissimi giorni di giugno, ce l'ho ancora, ho utilizzato praticamente solo questo. Io spero di essere arrivata qua, però sento che ce n'è ancora tanto. 500 ml, io lo utilizzo da sola e quindi ci metto un sacco a finirlo. Profumazione gradevole, mi ricorda un po' il Marsiglia, fa una bella schiuma. Non va a seccare i capelli e non li va a sgrassare eccessivamente nonostante sia per capelli grassi. In effetti confermo che è uno shampoo delicato come c'è scritto. Pulisce bene i capelli, li rende belli luminosi, non crea l'effetto stoppa, non va a creare dei nodi e mi piace per il prezzo che ha. Mi trovo veramente molto bene. Ne ho anche un'altra versione, sempre di questo marchio. Proverò più qua perché ora per smaltire questo mi ci è voluto tanti mesi, quindi sto provando altre cose. Poi un prodotto è questo detergente intimo della Sien Nature con calendula e aloe bio, e questo è lenitivo. Allora, una buona profumazione, fa una buona schiuma, lava bene, però perché è perché non mi sento così pulita dopo il suo utilizzo. Ho bisogno di qualcosa di un pochino più purificante. Questo secondo me è troppo delicato. Quindi se avete una zona molto delicata, una pelle molto sensibile, allora ve lo consiglio. Però se no andate su altro, ecco, quindi alla fine non è un brutto prodotto, però io preferisco qualcosa di un pochino più purificante ed è per questo che per me è un ni. Il prodotto invece assolutamente no, è questo deodorante di Pino Silvestre al talco, deodorante neutro, 24 ore, protezione delicata. Allora, premetto che a me in genere non danno fastidio i deodoranti, anche se contengono alcol. Questo qua l'ho utilizzato all'inizio quando lavoravo e facevo catering, lavoravo 12 ore di fila sotto il sole, insomma si camminava parecchio, camicia a maniche lunghe, reggeva bene, non mi faceva puzzare, quindi per questo, per la tenuta, ottimo, non va a macchiare i vestiti, la profumazione è buonissima di talco. L'ho quasi finito, ma sono arrivata tipo qua, ora adesso veramente ce n'è tipo 3 spruzzati, però quando sono arrivata tipo qua, ha iniziato a bruciarmi tantissimo, e non solo dopo la rasatura, ma sempre. E questo bruciore mi va via dopo 10 minuti, un quarto d'ora abbondante. Lo finirò, ma mi porta via la pelle. Tra l'altro a mia madre uguale, ma lei ha una pelle molto sensibile, delicata, allergica a un sacco di cose, quindi di lei non mi stupisco. Mia sorella che ha la pellaccia, stessa cosa, un giorno è venuta da me e mi fa: Marti, ho provato il deodorante, mi bruciano le ascelle. Quindi per me bocciatissimo, assolutamente non ci trovo niente di delicato in questo prodotto, lo finirò e mai più un deodorante di questo marchio. Quindi questi erano i miei prodotti sì nonni del periodo, fatemi sapere se avete provato qualcosa o se avete qualcosa da consigliarmi. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, scrivete un commento, iscrivetevi al mio canale, in questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!